Ecco, questo sarà un momento di pausa. Che sì, non toglierai, per... metterai tipo una musichetta da, da sala d'aspetto. Velocizzo un attimo. 5 minutes craft. Sono tipo gli indiani che fanno le piscine. Che poi tra l'altro sono tutti fasulli quelli. Ho visto tipo un video su Instagram che spiegava che in realtà c'hanno tipo le ruspe, solo che le nascondono e fanno finta di farle a mano. Ragazzi, abbiamo una svolta. Io non la sapevo sta cosa. Cioè, nel momento in cui riprendono, fanno il lavoretto col piccone. Sì. E poi c'hanno le ruspe che gli ha dato Salvini, ovviamente, perché vuole i neri fuori dall'Italia, ma gli indiani invece li aiuta a casa loro, nei loro boschi. Per un sacco di tempo vedevo questi video e mi continuavo a dire: vabbè, se non sfondo nella vita, se non riesco a trovarmi un lavoro, posso sempre andare nei boschi. Se ce la fanno loro, perché non devo farcela io? Cioè, villa con piscina in mezzo alle scimmie. Possiamo parlare un attimo del fatto che Dahmer assomiglia un botto a Lorenzo Deiana? Parliamone. Ma tu dici a livello di personalità, l'attore che si però l'attore è famoso. È quello che ha fatto Quicksilver in X-Men, Giorni di un futuro passato. Quicksilver è il figlio di Magneto. Quello che corre. Quello che corre. Molto. Usain Bolt. Ah. Però bianco. Bolt, il cane bianco. Sì, quello. Lui. Cazzo, cioè il cane Bolt che correva straveloce l'hanno chiamato Bolt come il corridore più veloce del mondo. Che poi Bolt è il fulmine. Sì. Secondo te il cognome di una persona... Certo che sì. Questo mi sa che non va. Tieni, ti do il mio. Alla fine, vedi, dovevo darglielo io. Sì. Grazie. Scusa, posso chiederti da... No, mi sa che non funziona. Vedi, dovevo darglielo io. Secondo te quanto influenza il cognome di una persona quello che poi farà? Zio, io mi chiamo Marutti, cioè influenza di brutto. Perché alla fine tutti mi prendevano per il culo. Prima tra tutti mia nonna, che fin da piccola mi chiamava Marutti in culo a tutti. Però ci ha preso comunque sul mio cognome. Cioè, sto sul cazzo un po' di gente. Io devo pisciare un attimo, quindi faccio sta cosa. Ti lascio questo di quello che vuoi. No, Mazzi vuole che io inizi un argomento, ma onesta, non so di che cazzo parlare. Potrei parlare della cacca, tanto fa ridere. Raga, comunque la devono smettere di bloccare tutte le feste a Varese. Cioè, poi si lamentano che i giovani se ne vanno. Comunque, raga, stamattina ho visto un video troppo divertente di sta tipa. Il figlio le fa: mamma è morta la regina. Te l'è sconvolta, si mette a piangere e dice: Beyoncé. Uè, va che alla fine noi facciamo... Ops. Oh, cazzo, è vero, ma che me l'hai detto, se no andavo direttamente là. Non so perché nei miei audio importanti, ma... Amo, che ridere. Stavo scappando dalla conferenza stampa, incontro sto giovanotto sulle scale con gli occhiali. Penso, minchia, figo. Guardo meglio, mi stavo fissando strano. Era viola. Solo che aveva i capelli eleganti e la coda era esattamente in linea con la faccia, quindi non la vedevo. Avevo gli occhiali, io non sono abituata a vedere con gli occhiali, col giacchettino che sembrava un po' un reporter, sembrava... Ho fatto ascoltare un audio importante. Sul cesso in bagno c'è scritto: viva la droga e chi la castoga. Mi fa molto ridere anche perché so chi ha scritto viva la droga. Ciao Bianca. Io volevo dirti una roba. Ah, lo sai che sono una grande imitatrice? Io so imitare gli indiani che parlano in inglese. May I have a bottle of water, please? I have to eat some rice with curry because it's the plate of my land, India. I love India, but don't Indian women. I like Indian man. I like cows. The best comedian in India is Jim Curry. Questa è un saluto a Jim Curry che ci segue sempre. Sì. Ciao Jim. Ma lo sai che Jim Curry è tipo stato ritwittato dalla Mussolini? L'hai visto il film su Andy Kaufman? No. Ce l'hai presente? Più o meno. Man on the Moon. È figo. Ma più figo del film è il documentario sulle riprese che hanno fatto. Invece l'hai visto la docuserie? Beh, chiaro. La docuserie su Vanna Marchi. Zio, la devi guardare, cioè spacca. Ma Vanna Marchi è quella che urlava? Sì. D'accordo? Ma non è quella che si è cagata addosso? No, quella è Iva Zanicchi. Che però non è il gruppo di Valerio Lundini. Iva Zanicchi. Iva Zanicchi. No, ma quella roba di Vanna Marchi va vista di brutto. Cioè, adesso sto facendo product placement a Netflix, ma me ne sbatto il cazzo. Ciao Vanna. Che ci guarda sempre. Sempre. Boh, è tipo la più grande truffa. Te lei faceva la venditrice in TV, solo che poi ha iniziato a vendere insieme alla figlia e a un tizio brasiliano, Do Nascimento. Devi fare così quando parli del Brasile, Do Nascimento. Praticamente sti tre vendevano delle fatture, tipo non fatture, tipo magie.
magie. Dicevano alla gente di chiamare, questi pagavano per avere una bustina di sale da mettere nell'acqua dentro l'armadio e li truffavano, ma tipo le stesse persone per anni. Li hai visti gli Anelli del Potere su Prime? Se vuoi vederlo in ordine cronologico di come avvengono le cose, guardare prima la serie TV, poi il Signore degli... no, poi lo Hobbit e poi il Signore degli Anelli, perché prima lui ha scritto il Silmarillion, poi lo Hobbit, è un po' tipo Star Wars che hanno iniziato da mezzo, però non ci sono dei libri di Star Wars. Vabbè, comunque guardateli, porca miseria, cioè sei un ignorante. Beh, è vero. Tu Star Wars? Ah, io Star Wars l'ho visto, però preferisco Star Trek. No, io Star Trek, ma più che altro perché era troppo vecchia, tipo la serie. Ma hanno fatto quelle nuove. Lo so, però mi dà sempre l'idea di una roba vecchia, tipo La Signora in Giallo, cioè, capito? Un saluto ad Angela Lansbury che ci guardava sempre. Che ci guardava sempre e che io le avevo fatto anche degli audio. Ho già capito tutto. Hi Angela, how are you? It's me, Young Pizza Jesus. And I'm here with my friends from Caesar, the bar in Varese, near Milan, you know. Of course, you know, you come here always, I know. I used to watch every episode. I really like the lady in yellow. Hi, Angela. What's up? It's me, Marco, your friend. You know, I used to talk to you when it was like the 31st of May on 2010, maybe, I don't know. No, maybe 2020, but it was like COVID-free moment, and now we are free, actually. We are actually free, and tonight I was gonna do a stand-up comedy, but... the police arrived and then they blocked it. I used to watch every fucking episode you ever did when you were younger. Dopo un po' di tempo gli ho mandato un altro, poi è morto. Facciamoci due domande. Ah, dici che quello è il motivo. Non ce la faccio più da questi audio, mi lascio andare. No, raga, lei è pietra miliare della vita. O anche la regina, poverina. Sì, io sono team Lady Diana. Però che merda, tipo, per il figlio Charles. Carletto. Il Carletto. Cioè, più che altro che ti fai una vita intera, così che sei lì, vai, dai, speriamo che sta vecchia muoia. E poi alla fine succede, ma sai che tipo tra un mese morirai tu. Beh, se avrei ereditato la longevità della madre, almeno 40 anni William diventerà re e il giorno dopo crepa perché ne ha 96 anche lui. Sì, ma tu cosa ne pensi del fatto che William, no, come si chiama l'altro, Harry Potter, entrambi inglesi tra l'altro, solo che uno non esiste e l'altro è un mago, non è più un reale d'Inghilterra, si è tolto o l'hanno tolto? No, ha deciso di togliersi perché la moglie aveva litigato tipo con tutti. Ste donne. Cioè, davvero, fa litigare con la famiglia, poi se la famiglia reale peggio ancora. Quindi non hanno più rapporti. No, però adesso lui ha aperto un'azienda in Canada. Ah, azienda di? Erba legale, non lo so. Cappelli strani. Biscotti inglesi. Beh, col tè vanno molto. Minchia, sono buoni. Biscotti inglesi. Maledetti inglesi, hanno rovinato la dieta. Maledetti scozzesi. Hanno rovinato la Scozia. Ma li stanno chiudendo. Sì, stanno chiudendo. E adesso dobbiamo chiudere anche noi. Sì, non so neanche se stare a dire altre cose. Tanto. Se non sarà sereno, si rasserenerà. Il buongiorno si vede dal soggiorno. Il mattino alle palle in bocca. Cosa? La sera alle palle piene. Basta. Ciao.